Primo punto interno e primo gol in casa propria del Chieti che fa 1-1 con un Fano tosto, quadrato in difesa, insidioso nelle ripartenze e nel primo tempo anche lì davanti, nonostante l'assenza per infortunio del grande atteso ex Esposito. Pareggio che ci può stare, ma se i neroverdi avessero vinto non avrebbero, come usa dire, rubato nulla. In effetti il gol del 2-1 in coda è arrivato, ma l'azione confezionata bene da Baldé è stata fermata dall'assistente per un presunto offside. Chieti volitivo sin dall'avvio, offensiva come suo solito, ma al terzo è con rischio sventato alla meno peggio da Fusco in uscita. Improvviso al quinto un clamoroso palo che grida vendetta del bravo Fabrizi, una fucilata da lontano e da applausi. Avrebbe meritato altro sotto la curva caldissima pure in un giorno d'inverno inoltrato. Decimo in corna male da buona posizione a Kamadou. Poi tanto equilibrio di qualità in campo su entrambi i fronti, emozioni col contagocce, è vero, ma il pubblico non si annoia, anzi. 29esimo Pietrantonio su punizione centrale, oltre la traversa. Poi un lampo ospite al 42esimo, transizione velenosa che porta Broso a tu per tu con Fusco, che fa un miracolo a metà perché il pallone si impenna e Tortori in bella acrobazia da due passi realizza il momentaneo vantaggio. Troppa grazia per un Fano concentratissimo, ma che va oltre i meriti. E allora al quarto della ripresa la situazione torna al suo posto, punizione calibratissima per la zuccata dell'ottimo Fabrizi che porta il risultato in parità, giusto così. Al decimo poi a Kamadou, stile Lukaku, travolge tutto, si invola al limite dell'area in cui poi precipiterà, viene atterrato da Dellicarri che è già ammonito e logicamente espulso. Sacrificio prezioso e utile, visto che poi il rigore non c'è e la punizione violentissima e imparabile di Bassini termina a fil di palo. Due tentativi successivi di un Chieti che gioca solo nella metà campo marchigiana, come situazione esige. Al sedicesimo Di Mino in slalom dovrebbe tirare, ma ai 18 anni lo tradiscono e serve chi non deve. 19esimo ci prova dalla distanza Bassini, alto. Il paradosso del calcio, al 20esimo, nell'unica presenza timbrata dal Fano nella ripresa, per poco Broso non beffa un reattivo e magnifico Fusco. 34esimo dalla distanza ci prova Baldé. 37esimo, da azione d'angolo, Baldé affossato in area. Protesta solo l'attaccante, ma qualche dubbio rimane. Al 46esimo, l'azione descritta con tocco delizioso di prima di Baldé e la correzione forse di Rodi in rete. Un fuorigioco fatale che sottrae ai tifosi teatini la gioia di un successo possibile. La squadra, uscita tra scrosci di applausi di curva e tribuna, è cresciuta e come.